Movimenti impercettibili ma costanti, quelli della fronte franoso che da giorni sta interessando l'intera contrada vagnola di Villa Celiera. Nuove tagli verso nord al confine con Carpineto della Nora. Il movimento franoso non tende a cessare. Alle mie spalle, come vedete, quel terreno che sta venendo giù con quelle taglie molto evidenti. Ieri quelle taglie non c'erano. E questa mattina la sindaco Oreste Di Lorenzo ha firmato un'ordinanza per una nuova evacuazione. Si tratta di una coppia di anziani e con loro salgono a 21 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, rese totalmente inagibili. Stiamo insieme al tecnico comunale valutando la situazione dell'abitazione più prossima a quello che è il fronte di frana che dà verso il capoluogo, per eventualmente procedere a un'ordinanza di sgombero anche per quell'abitazione. Vi sono attualmente due residenti, la frana si è durante la notte leggermente spostata, lo spostamento è stato quasi impercettibile, però per una questione di maggiore sicurezza stiamo valutando se è il caso di evacuare anche quella abitazione. L'utilità del sopralluogo con l'elicottero, grazie all'intervento del corpo forestale col comandante Macino, è quella di valutare quella che è l'estensione a nord della frana, quindi valutare la sua estensione in profondità. Interventi prossimi da fare per cercare di stabilizzare la situazione? Siamo naturalmente in attesa anche di quelle che possono essere le iniziative da parte della regione per eventualmente un tavolo tecnico per decidere quelli che possono essere gli interventi naturalmente eseguibili in emergenza. Intanto da tre giorni al lavoro senza sosta gli operai dell'ACA per riparare la condotta danneggiata dalla frana, mentre anche questa mattina alcuni residenti delle abitazioni evacuate hanno cercato di raccogliere le ultime cose, hanno trovato sistemazione presso amici o parenti. Paradossale la situazione di alcuni residenti più a monte, le loro case non hanno subito danni, ma l'unica strada percorribile è completamente venuta giù per almeno un metro e mezzo. Abbiamo dovuto lasciare tutto purtroppo per la strada perché non c'è altra via per andare. Dopo c'ho anche mia nonna che è una malata terminale, sulla strada è così, se succede qualcosa non si sa dove andare. Ingenti invece i danni alle 10 case di Contrada Vagnola, alcune di queste hanno resistito perfino al terremoto del 2009, ma si sono sfaldate come pasta frolla nel giro di nemmeno 48 ore. Difficilmente si riuscirà a fare degli interventi che possano rendere quella zona nuovamente abitabile, purtroppo siamo abbastanza pessimisti.